Stamattina i lavoratori della M Technology sono in assemblea sotto il comune di Baronissi. I lavoratori della M Technology sono i lavoratori che curano l'igiene urbana qua a Baronissi. Loro non stanno facendo un'azione di lotta contro la città, ma stanno testimoniando che da 2 mesi non percepiscono alcuna retribuzione e nonostante questo garantiscono il loro lavoro. Stamattina hanno prima ultimato il servizio di raccolta dei rifiuti e ora sono qui civilmente a testimoniare, confidando in un intervento anche dell'amministrazione, in un incontro, perché loro lavorano con impegno, dedizione per la difesa della loro città e nonostante questo da 2 mesi, ripeto, non percepiscono lo stipendio. C'è stato oggi un cambio della guardia, si è avvicendata prima un'impresa che si chiamava l'igiene urbana e ora è subentrata la M Technology. Queste due imprese per noi lavoratori hanno una sola caratteristica, entrambe non hanno retribuito i lavoratori, per cui noi chiediamo all'amministrazione di convocarle e di garantire le spettanze ai lavoratori. Il servizio che i lavoratori fanno è sotto gli occhi di tutti, la città è pulita, stamattina la nostra è una manifestazione civile ed è importante che l'amministrazione non sia sorda. Facciamo appello al sindaco Valiante, all'assessore all'ambiente affinché convochi le parti. Io sono Citro Raffaele, sono un operatore ecologico e sono il rappresentante sindacale unitario della Fiat CSA. Sto insieme ai miei compagni qua in questa piazza all'istante al comune di Baronissi per protestare contro la nuova azienda che si è insietata, perché nonostante che abbia un capitale di 3 milioni di euro come dichiarato nel bando di gara, dal 15 di questo mese doveva pagarci secondo il contratto nazionale di lavoro, siamo arrivati al 30 e non abbiamo ancora visto un euro. Dobbiamo dire che le nostre condizioni purtroppo sono abbastanza precarie, perché abbiamo famiglie, nello stesso tempo abbiamo bollette di telefono corrente, abbiamo finanziarie scadute ormai già da più di 10 giorni, e tutte le spese di canone, di multe e cose le dobbiamo pagare noi. Ma arrivato a questo punto non so come possiamo procedere con il lavoro. Siamo sempre lici e efficienti per questo comune, nonostante siamo anche in carenza di organico, ci siamo sempre prodigati affinché questa cittadina rimanesse pulita. E dobbiamo anche dire che dal lato politico abbiamo una latitanza anche dal primo cittadino che dei problemi sindacali non ha avuto mai sentirne, mai ascoltarci, anzi non c'è stato mai, diciamo, proprio vicino ai nostri problemi. Dobbiamo dire che da lunedì forse cominceremo a fare uno stato di agitazione e rimarremo, purtroppo ci dispiace per i nostri concittadini perché siamo di Baronissi anche noi, però dobbiamo per forza di cose cominciare a creare dei disagi, perché questa azienda nuova che è venuta non ci ha dato nemmeno il vestiario, siamo ancora con il vestiario dell'azienda vecchia, quindi non lo so, a tuttora nemmeno ci dicono quando vogliono pagarci e come intendono pagarci. Noi non sappiamo che pesci pigliare, purtroppo. Non conosciamo nessuno, né dirigenza. Non sappiamo nemmeno chi è responsabile di questa azienda, una volta è uno, una volta è un altro, e siamo in alto mare proprio. E mi faccio meraviglia che a tutt'ora non c'è la parte politica che ci dica come fare per affrontare, o darci una mano, o ascoltarci perlomeno.